cari amici di Fano TV, ben trovati. Nuovo appuntamento con le cucine del circolo ricreativo Le Fontanelle. Questa volta do il benvenuto alle signore del Club Sassonia. Quindi saluto Alessandra e Carla. Salve. Quale dolce di carnevale prepariamo oggi? La cicerchiata. La cicerchiata marchigiana. Allora vediamo insieme gli ingredienti e servono. Farina, lo zucchero, l'olio, l'anice, e una dose, e quelli sono i... Le codette. Sì, e il miele e le uova. Perfetto. E un po' di limone grattugiato. E anche il limone. Allora provvediamo subito alla preparazione della nostra cicerchiata. Per la preparazione della cicerchiata lavoreremo direttamente sulla spianatoia, sì. Giusto Alessandra? Allora cominciamo. Partiamo subito. Partiamo con la farina. Passiamo la farina quindi al centro, è già stata setacciata precedentemente. Non la mettiamo tutta perché potrebbe essere troppa. Perfetto. Da quanti anni posso chiederti fai parte del Club Sassonia mentre tu prepari? A diversi anni, non so, 4-5 forse. E tu sei una delle cuoche proprio del club? Alle volte sì, aiuto, sì sì. E Alessandra, ti piace fare soltanto dolci o hai anche altre specialità? No, faccio un po' di tutto. Un po' di tutto. La cicerchiata marchigiana è un dolce, in realtà dalla preparazione semplice, ma richiede un sacco di pazienza poi per farlo. Sì, però in due, in un'oretta si fa. Si riesce a fare. Può essere anche un bel antistress, però, perché aiuta a rilassarsi. Sì, sì. Allora, sbattiamo le uova. Questo impasto come deve venire, come consistenza? Morbiduccio, aggiungiamo lo zucchero. Uno, allora, due, intanto 3 e 4. E 4. Mentre tu continui a mescolare, io ricordo per gli amici a casa le dosi necessarie per la cicerchiata marchigiana: servono 500 g di farina, 4 uova, 4 cucchiai di zucchero e 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, una busta di lievito, un limone ed un'arancia, 2 cucchiai di anice, miele e le codette, insomma, per guarnire. Abbiamo aggiunto nel frattempo anche l'olio e si continua a mescolare. Nel frattempo, ecco, Carla grattugia la scorza del limone, naturalmente un limone non trattato, lavato ed asciugato, e bisogna grattugiarne la scorza che poi Alessandra andrà messa all'interno dell'impasto, sì. Giusto? Sì, perfetto. Sì. E si continua a mescolare. Con queste dosi riusciamo a preparare una cicerchiata per quante persone? Per 6 persone. Per 6 persone. Poi dipende, insomma, l'anice. Dipende anche dalla golosità dei commensali, no? Sì, sì. Però si vede che sei una mano esperta, eh. Quanto tempo passi in cucina? Quante ore della tua giornata, adesso Alessandra? Che sono da sola, pochissimo. Poco tempo. Dipende dopo se c'è qualcuno, che devo fare, quando viene mio figlio. Che cosa ti chiede di preparare tuo figlio? Mio nipote, tortellini. Tortellini. È un patito, sì, dei tortellini. Aggiungiamo allora la scorza del limone all'interno dell'impasto e si continua a mescolare. Si mescola anche con l'ausilio delle mani. Dobbiamo ancora mettere la bustina di lievito. Sì, adesso quella la mettiamo. La lasciamo per ultima, vero? Sì, sì. Allora, abbiamo setacciato il lievito e l'abbiamo aggiunto al nostro impasto proprio come ultimo ingrediente. E siamo pronti per impastare fino alla consistenza desiderata. Questo impasto, Alessandra, deve stare in posa? Ma no, perché la cicerchiata non deve crescere moltissimo. Perfetto. Perché i pallini diventano troppo grandi. Allora, intanto possiamo scaldare il nostro olio, perfetto, sì. Perché anche questa è una ricetta fritta, non è carnevale se non si frigge. C'è chi la guarnisce anche se non con le codette, proprio con i pezzetti, le scagliette di cioccolato, sì, vero? Sì. Ecco, quindi quello a piacimento. Quindi si raccoglie tutto. Perfetto, si infarina ancora. L'impasto è consistente, sì, al punto giusto. Sì. E da qui che cosa bisogna fare? Adesso facciamo dei bigolini. Ok, quindi non serve il mattarello, lo diciamo per chi magari non è avvezzo e non ha
la dovuta manualità, ecco. Quindi il tempo di preparazione è proprio veloce. Lo stretto necessario, veloce, per fare l'impasto. Gli ingredienti sono facilmente reperibili, anche il costo di questa ricetta diciamo che è contenuto. Sì, sì. Dolci di carnevale semplici ma assolutamente buoni, buoni, buoni. E poi è anche bella da vedere, no? Come si presenta, è molto scenografica la cicerchiata. Allora, adesso dividiamo facciamo i panetti, sì. Ok. E poi li stendiamo manualmente? Sì, 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 tutto manuale. Ebbene, due mani all'opera. Aiuta! Come aiuta. Si dice, una mano lava l'altra. Bene, bene, un bel, gioco di squadra in cucina, ci piace. Ok, lo stesso procedimento a livello di manualità di quando si preparano gli gnocchi, no? Vale. Esatto. Sì, sì. Agli gnocchi gli si fa l'incavo con il dito. Invece questo va girato. Questo no, invece? No, questo facciamo no. Così perché deve essere rotondo. Una pallina, ecco. Ok, quindi si passa ogni gnocchetto tra le mani facendole roteare insieme formando delle palline. Che poi verranno fritte pochissimo. Sì. Un tuffo nell'olio bollente. Perché poi diventeranno dorati davvero a breve, essendo così piccoli. Quindi armatevi di santa pazienza, anzi potrebbe essere una cosa divertente riunire tutta la famiglia, no? Tutta la famiglia insieme nella preparazione di questa cicerchiata, per rendere partecipi tutti quanti, anche i più piccoli, che si possono divertire, no? Allora, la nostra cicerchiata, amici, è pronta per essere fritta, però attenzione bene, perché prima di procedere a friggere dobbiamo fare un passaggio importante, ovvero scaldare il miele proprio sul gas. Lo versiamo in una pentola e lo scaldiamo. Anche se avete un miele molto liquido, come il nostro in questo caso, è necessario però che sia caldo, perché poi le palline di cicerchia una volta fritte devono essere passate. Si deve attaccare al miele. Perfetto. Allora, procediamo allora a versare una quantità sufficiente e necessaria. Abbiamo anche un cucchiaio, se può servire, che il miele è molto liquido, però la particolarità è che deve essere caldo, quindi lo mettiamo un pochino sul gas. Allora Alessandra, noi siamo pronti per friggere, il nostro olio è già caldo. E ti è tornato in mente qual è l'altro ingrediente con cui poterle farcire? Sono le mandorle a scaglie. Sì. O quindi... i pinoli. Ah, la frutta secca, perfetto. Allora, riusciamo a metterne tante, visto che sono piccole. Sì, poi una devono pentola fare... è grande. Esatto, poi devono fare insomma poco più di un tuffo, giusto? Sì, sì, fanno subito. Perfetto. Tempo di cottura pochi minuti. Eh sì. Allora, il nostro fritto è pronto, va appoggiato nella carta assorbente. Nel frattempo abbiamo tolto il miele dal fuoco ed è qua caldo, perché all'interno del miele caldo va posta la nostra cicerchiata. Mi raccomando, se il miele non è caldo la ricetta non avrà lo stesso risultato desiderato, perché poi devono unirsi, no? Allora, vediamo un po' il prossimo passaggio, come fate? Tutte dentro così, ok? Ah, lo fate proprio saltare? Ok. Qualcosa da metterle che sono pronte. Ok, e adesso allora siamo pronti per impiattarle. Sì. Ed eccola qua la nostra cicerchiata marchigiana, bella, pronta, colorata, festosa, spumeggiante, divertente e sicuramente anche buona, no signore? Sì. Allora grazie ad Alessandra. Grazie a voi. Grazie Carla del Club Sassonia, grazie a tutti voi per averci seguito, io vi aspetto per la prossima puntata.